Boko Haram è ancora una minaccia nel nord Camerun. Infatti il gruppo jihadista fondato in Nigeria nel 2002 continua a sconfinare in Chad, Niger e Camerun per imporre la Sharia. Sì, Boko Haram ha cambiato strategia. Attualmente non attacca più tanto con dei kamikaze, bambini, donne, adolescenti, piuttosto fa attacchi diretti contro le postazioni militari, mettendo bombe sulle piste e facendo dei programmi e attuando dei sequestri di persona. Il terrore di Boko Haram ha provocato 250.000 sfollati nel nord Camerun, area che ha accolto 95.000 rifugiati nigeriani, anch'essi vittime di Boko Haram. Nonostante i rischi, fratello Fabio Mussi, missionario del PIME, si inoltra nel nord per portare consolazione e per sostenere progetti di scuole, centri sanitari, pozzi d'acqua e lotta alla malnutrizione. Io, in quanto direttore della Caritas, ho dei permessi speciali, ma a certe condizioni. Una delle condizioni è questa, è proprio di essere scortato dai militari nella zona diciamo di confine. Però è l'unico modo per restare a fianco della gente, perché se non accettassimo queste condizioni sicuramente non ci lascerebbero restare sul posto. A causa dell'insicurezza, lo scorso anno nell'area al confine con la Nigeria sono state chiuse 150 scuole, ne sono state riaperte una trentina. Le scuole cattoliche invece hanno dato garanzia di continuità, offrendo un'alternativa ai giovani tentati dal reclutamento pagato di Boko Haram. Ma ci sono circa 380 operatori della Caritas che lavorano nella scuola. Abbiamo circa 180 insegnanti per una trentina di scuole che sostengono circa 8.500 alunni. Abbiamo fatto un programma per costruire altre nuove aule per poter accogliere 1.500-2.000 alunni in più.